Buonasera ragazzi, come andate? Benvenuti a Dharma TV e oggi stiamo in un altro programma di cucina per la che si avvicina. Oggi andiamo a fare un dolce, così ci indolciamo un po' con la vita, con questi tempi che stanno passando. E che ho bisogno per fare questo biscotto? Guardate, un recipiente, due recipienti e farina, quattro uova, zucchero, limone, un yogurt naturale, questo è olio di girasole e lievito per fare pasticceria, va bene? Con la particolarità che oggi noi lo facciamo con spirulina, è un'alga alimentaria buonissima per il nostro organismo, buonissima, e così è diverso, così tutte le vitamine, ferro, la vitamina B, la vitamina A, la C, ce l'ha tutto. Allora incominciamo, che dobbiamo fare? Prima prendiamo 4 uova e le mettiamo nel recipiente questo, la boccia qua, e dopo lo buttiamo in immondizia. Un altro uovo, un altro. Adesso si deve battere, normalmente si batte con un con vaniglia. Una ecco, sì, non lo ricordava. Grazie. Una bacchetta di battere. Allora io, come non ce l'abbiamo in casa, mi ho preparato due con due forchette, va, vedete? Un pochettino di scotch e incominciamo a muovere. Ben muovuto, così si fa più spugnoso quando lo mettiamo al forno. Ok, perfetto. Bueno, adesso la farina, quantità di farina. Vedete qua che abbiamo un recipiente pieno. Bueno, per costo, questo corrisponde a 4 bicchieri di queste di yogurt naturale che vengono nel perché non lo pones nel techo? Ah, perdona. Mamma mia. Lo mettiamo. Ricordate, 4 bicchierini e la quantità. E lo tapizzas? Ah, sì. Un momentino, perdonatemi. No voy a enfocar tan arriba, cariño. No, va bene. Vedete, dobbiamo setacciare la farina. Allora, un setacciore per tamizzar. Per setacciare. Ok, lo mettiamo tutto. E già mettiamo il lievito anche insieme, eh? Una bustina di lievito. Una bustina per ogni 400 grammi di farina. Ok, lo apriamo e si mette anche dentro. Abbiamo la farina e il lievito nel setaccio. Setacciamo la farina e a muovere. E sto muovendo bene, ancora la farina non l'abbiamo messo tutta, perché a metà mettiamo il zucchero. Il zucchero è 3/4 parte di un bicchierino di yogurt. Lo mettiamo. Mettiamo anche 3/4 parte dell'olio di girasole. Lo mettiamo anche. Bene, siamo qua. E mettiamo il yogurt. Ok, e continuiamo battendo un pochettino e finiamo di mettere tutta la farina nella massa. Boh, vedete come sta rimanendo la massa, la testura? Così deve rimanere. E adesso limone che abbiamo pulito prima nel rubinetto. Bene, e prendiamo per prendere la boccia. Io normalmente lo faccio più grande, si può fare più fino. Allora, un limone, grattugiamo un limone. Bene, abbiamo mischiato anche la boccia con la massa, ben muovuto. E abbiamo approfittato già per mettere margarina
nel recipiente tutto, lo vedete, abbiamo spolvoreato un pochettino di farina, così quando lo mettiamo al forno non si appiccica e possiamo avere un biscotto senza appiccicarsi. Manca mettere la spirulina, è un complemento alimentare buonissimo, con questo si va a finire il fame nel mondo. E quantità, vedete. Pero también tiene sus contraindicaciones, ¿eh? Esto es un bizcocho. Bueno, un altro giorno parliamo della spirulina, perché è beneficioso, ma c'è anche qualche contraindicazione. Vedete la quantità che avevo messo? Un cucchiaino. Medio. Mezzo cucchiaino, ¿eh? Sufficiente per la massa che abbiamo fatto. Si mette, ok. Questo vale. E mischiamo. Si mischia bene, abbattere così, anche abbiamo approfittato a mettere già il forno, come questo forno è di gas, tarda un po' più in prendere la temperatura, ma invece quelle che sono elettriche, lo credo, mezz'ora a 160 gradi l'avete fatto. E adesso mettiamo tutta la nostra massa nel recipiente. Mettete bene e prendetelo tutto. Testo. Es que le he dicho que es muy protestón. Siempre estoy protestando, ragazzi. No puedo estar ahí. Mientras lo tengo preparado, fuego lento, de media hora a 45 minutos. Medio 45 minutos, ¿eh? Sí, lo medio. Metiamo. Y el gato también, venga, sube, gata. Y ya ce l'abbiamo nel forno, aspettare. ¿Tú quieres? ¿Tú qui sei? ¿Tú qui sei? ¿Quieres mi vida, tú, guapa? Miau, ¿quiere bizcocho? Guardate, ya está finito, è uscito del forno. Vedete? Sì. Che consistenza. Come odora. Buon ragazzi, questo è tutto per oggi. Bueno, es que huele muy bien. Amica, nostra amica. Huele muy bien. Guarda, ti piace? Sì. Ay, mira lo que hay ahí abajo, cógelo. Un saluto. Cógelo lo que hay abajo, cógelo. Oh, el piccolino de la casa. Piccolino, parece un pajarino. Adiós. Chao. Adiós.